questo tempo delle cattive. Thank you.
Beh, oggi è l'Epifania. Ma certo, oggi è la festa dei polli, il giorno in cui la maschera più mostruosa viene incoronata papa. Ma con tutta Parigi sarà in festa. Andiamoci a preparare. E allora, che festa sia, lasciate che sia mia la voce che dà via e che spinge l'allegria folle alla follia. Attenzione, Quasimodo, l'inferno è con lei!
continuerete a fare così, ci noteranno gli scud. E anzi, ci hanno già notato. E tu, Esmeralda, sorellina mia, non capisci che sei nessuno. Non capisci che tutti gli uomini ti stanno guardando. Clotilde, fratello mio, so che vuoi solo proteggermi, ma lasciami libera di vivere la mia vita. E poi non è giusto. Perché dobbiamo essere esclusi anche un giorno di festa? Avremo anche noi il giorno del nostro riscatto. Ora però fidiamoci di Clotilde, il re della corte dei miracoli. Basta chiacchiere, andiamo via. Ora! Bella e incantatrice, tu sarai la mia musa ispiratrice. Bella e pericolosa, poco importa il tuo danno, è la futura corte. Quasimodo, sei ancora qui. Ti avevo ordinato di entrare. Così hai costretto anche me a vedere quella femmina sacrilega. Non volevo disobbedirti, frollo. Tu hai legato a me come un cane alla barcatera. Ma mai un cane tanto amato, mai io appartengo a te più di un cane. Da bravo ora, Quasimodo. Ritiriamoci ora, tra queste mura. I nostri cuori onesti resteranno incatenati a Notre Dame. Sì, hai ragione. Torno dai Gargoyles, i miei amici di pietra. Non uscirò mai più dalla cattedrale. Non è detto, Quasimodo. Sto meditando qualcosa che forse ti coinvolgerà, ma ti dirò più tardi, dopo i maschi di questa sera. E così abbiamo conosciuto i protagonisti principali della nostra storia. Quasimodo, il campanaro d'oro della cattedrale di Notre Dame. L'arcidiacono Frollo, il suo salvatore ma nello stesso tempo il suo carceriere. Il poeta Grimoire, anima visionaria. Lo zingaro Clopin, il re della corte dei miracoli. E la sua protetta, la bella Esmeralda, il cui arrivo in città ha già scatenato i turbamenti di tutti. E infine Febo, il capo delle guardie del re, che avrà un ruolo significativo nello sviluppo della vicenda. Per conoscere meglio lui e Fiordaliso, la sua promessa sposa, occorre tornare sul sagrato di Notre Dame. Siamo al tramonto del primo giorno, quello in cui Quasimodo è stato incoronato papa. E i vespri sono appena terminati. Vediamo un po' cosa ha architettato l'arcidiacono Frollo pur di avere per sé la giovane Smeralda. Smeralda, chi mi chiama? Sono io, così. Sei tu, gentile campanaro. Un giorno di gioia perché sono contenta. Tutti dovrebbero vivere un giorno felice nella vita. Senti, Esmeralda, mi dispiace, ma devi vedere com'è. Soldati, fermate perché ho infame. Era vergogna, quel cane ha tanto le Ma fermo, io non volevo farle del male. È stato Frollo a ordinarmi. Fatto così, soldati, portate questo uomo in prigione. Sei fortunata, zingarella, che io, Febo, il capo delle guardie del re, prenda questa cuore la tua sorte. Tu sarai anche il capo delle guardie, ma sei in errore. Lei è liberata e ha soldati in un d'amore. Lei ora mi rifiuta, ma cambierà idea, non sono certo. Per ora ti lascio andare, ma ti aspetto domani sera al bar d'amore. Ah, che uomo sicuro, è bello come il sole, e domani sera ti aspetto al bar d'amore. Scorda, te l'hai svegliata. Quell'uomo guarda solo guai. Presto, andiamo, signor, prima che arrivi lui parte. Che incapace! Quasimodo! Mi toccherà trattare con il re per la sua liberazione. E quel Febo, chi si crede di essere? Esmeralda, sei un'illusa. Domani notte, al bal d'amore, ci sarò anch'io. E vedremo chi riuscirà ad averti. Porterò con me un pugnale e se necessario lo userò. Il mio presentimento non era sbagliato.
Temo che al Valdamore non ci sarà dolore, ma morte. Devo seguirla per Smeralda. Devo seguirla alla corte dei miracoli. Fermati, Tebo, aspetta! Io sono Fiordaliso, la tua futura sposa, devo dirti una cosa! Come viene caro Fiordaliso? Ma sto di fretta, sto certo di guardia! Perdonami, volevo solo mostrarti la fede di diamanti che ho acquistato perché tu possa metterla al dito quando ti avrò sposato. Già caro Fiordaliso, questo anche è un paradiso. Scusa, vorrei andare. Addio, caro! Fa buona guardia! Ma cos'ha? Mi pareva distratto. Cosa gli passa per la testa? Lo terrò d'occhio e lo seguirò, se necessario. Ma ormai scende la notte e conviene ritirarsi prima che arrivi qualche raggruppolo della corte dei miracoli. Così il buon Quasimodo, suo malgrado, viene arrestato. Ma all'alba del secondo giorno, l'arcidiacono Frollo, uomo assai potente a Parigi, trova il modo di farlo scarcerare e lo riporta in Notre Dame. Esmeralda intanto sa di essere braccata e in attesa di poter raggiungere Febo per quell'appuntamento segreto al Valdamore, trova il coraggio di infilarsi in cattedrale per incontrare Quasimodo e chiarirsi con lui. Ma Febo, che la tiene d'occhio, la segue e dietro a lui, di nascosto, si infila in cattedrale anche Fiordaliso, intenta a pedinare il suo promesso sposo. Così ci troviamo ora al tramonto del secondo giorno, all'interno di Notre Dame, tra i gargoyle, i cari amici di pietra del buon Quasimodo. Qui ciascuno dei personaggi non visto insegue l'altro e tutti, Frollo compreso, si troveranno presso al cospetto della bellezza indifesa di Esmeralda. Thank you.
Da qui in avanti gli episodi procedono convulsi. È la notte fra il secondo e il terzo giorno quando Smeralda incontra Febo al Val d'Amore. Ma l'arcidiacono Frollo li ha seguiti e nel buio dell'alcova pugnala Febo, accusando poi Esmeralda di quell'atto violento contro il capitano delle guardie del re e la fa imprigionare. Poi, come capo della Santa Inquisizione, la processa per direttissima, l'accusa di stregoneria e la condanna all'impiccagione. Ma Quasimodo non crede affatto che Esmeralda sia colpevole e così, nottetempo, trova il coraggio di infilarsi nelle segrete del re, libera la povera Zingarella e la conduce in cattedrale, convinto che lì il diritto d'asilo le darà protezione. Ma Frollo scopre che Esmeralda si è rifugiata in Notre Dame e, a dispetto del diritto d'asilo, fa chiamare Febo, che per inciso non è morto, ma solo lievemente ferito, perché entri in cattedrale, catturi Esmeralda e la porti al patibolo. Febo, nel frattempo, si è bevuto le menzogne di Frollo ed è convinto che sia stata davvero la povera Zingarella a pugnalarlo. E così il suo amore si è ormai trasformato in odio, senza pietà. Siamo all'alba del terzo giorno e tutta Parigi è informata dei fatti. Tant'è vero che Clopin e tutta la corte dei miracoli stanno già correndo sul sagrato di Notre Dame per fermare Febo e reclamare il diritto d'asilo per Esmeralda. Thank you.
con me. Miracoli furono definitivamente chiusi dal re. Scacciati da Parigi, Clopin e gli Zingari furono inchiodati al loro destino errante. Febo riuscì a catturare e ad impiccare Serana. Poi sposò Fiordaliso e la storia se li dimenticò. Frollo morì quello stesso giorno per mano di Quasimodo, che folle di dolore lo inseguì fin sulla vetta della cattedrale e in preda all'ira lo scaraventò di sotto. Quanto a Quasimodo, fatalità. Tutto ciò che abbiamo potuto scoprire sta nell'ultima pagina di una grande opera di un sommo poeta. Dice così. Circa 2 anni dopo gli avvenimenti che concludono questa storia, in un remoto cimitero parigino si trovarono fra molte orrende carcasse abbandonate, 2 scheletri, di cui uno teneva insolitamente abbracciato l'altro. Uno di questi 2 scheletri era quello di una donna. Aveva ancora addosso qualche brandello di una veste verde, un verde smeraldo. L'altro scheletro, che teneva il primo strettamente abbracciato, era quello di un uomo. Si notò che aveva la colonna vertebrale deviata, la testa nelle scapole, una gamba più corta dell'altra. Non aveva comunque nessuna rottura delle vertebre della nuca ed era evidente che non era stato impiccato. Dunque, l'uomo. L'uomo al quale era appartenuto quello scheletro era andato là, in quel cimitero, e vi era morto. Quando cercarono di staccarlo dallo scheletro che abbracciava, cadde in polvere.